siete? Buon pomeriggio! E ci ritroviamo ancora oggi per preparare un'altra ricetta insieme. Oggi prepariamo insieme la schiacciata di zucchine. Una ricetta molto semplice, veloce e soprattutto anche versatile, perché si può veramente variare come più ci piace. Possiamo pensare infatti di aromatizzarla con delle spezie, con delle erbe aromatiche, così come possiamo pensare di sostituire le zucchine con altre verdure, potremmo mettere delle patate, dei peperoni, delle melanzane. Ormai, anche se questa primavera stenta ad arrivare, comunque ci sono già tante belle verdure di stagione che sicuramente possiamo utilizzare nel migliore dei modi e anche con questa ricetta. Il vantaggio della schiacciata di zucchine è che si presenta in una maniera molto simile ad una focaccia, ma in realtà innanzitutto non è un lievitato, quindi lo prepariamo e lo inforniamo direttamente. E poi non risulta morbida e soffice come la focaccia, ma essendo schiacciata è molto sottile e a tratti alterna praticamente tratti di croccantezza con tratti di morbidezza. La morbidezza la ritroviamo laddove troviamo le verdure, nel nostro caso le zucchine, la croccantezza in quei tratti praticamente dove non c'è, sui bordi, eccetera. È buonissima sia come cena, veramente come sostituzione insomma di una cena, ma a me piace tanto servita a striscioline, a cubettini, no, più che cubetti, a quadrati, quadretti o striscioline, come antipasto, come stuzzichino, come merenda, come spuntino, come aperitivo. Ed essendo oggi sabato mi sembrava una bella idea darci questa idea dell'aperitivo. Io la preparo in una maniera abbastanza classica, quindi come vedete utilizzo, vado solo di zucchine, parmigiano, sale e pepe, e ci metterò magari un po' di erbe aromatiche anche fresche, visto che questo è il periodo delle erbe aromatiche fresche, ce ne sono tante, sono anche molto profumate, magari le aggiungerò anche dopo la cottura, quindi non le utilizzerò già da adesso. Potete utilizzare anche del rosmarino, potreste fare zucchine e patate insieme con un po' di rosmarino, insomma le varianti veramente sono tantissime. Inizio a tagliare le zucchine, quindi ovviamente devo spuntarle, tolgo la punta, poi arrivo ovviamente a togliere anche altre estremità. Tagliamo le affettine, direi un paio di millimetri di spessore. L'unica cosa, cerchiamo di farle magari tutte uguali per farle cuocere uniformemente. Chiaramente la zucchina non è che ce la fa cuocersi anche se viene tagliata più spessa, non ci sono problemi. Ecco qua. Diciamo che il grosso del lavoro era praticamente questo, il taglio delle zucchine, perché il resto si fa veramente in qualche nanosecondo. Adesso vado a preparare la pastella. Quindi iniziamo a mettere nella ciotola l'acqua, sono 300 ml di acqua, ve lo ricordate anche facilmente perché è la stessa quantità acqua e zucchine, quindi andate, ricorderete facilmente queste quantità. Quindi ho messo l'acqua, aggiungo l'olio. Ovviamente quando parliamo di ricette come questa, che sono appunto una schiacciata, una focaccia, una pizza, conviene utilizzare un olio extravergine. Una leggera mescolata ad acqua e olio e vado ad aggiungere gli ingredienti secchi, che sono farina, parmigiano, o se preferite dare una nota un po' più sapida potreste utilizzare del pecorino, va benissimo, e ancora un pizzico di sale. E una macinata di pepe. Come vi dicevo, potreste pensare di aggiungere anche delle erbe aromatiche, delle spezie, ma anche dei semi se vi piacciono. Quindi veramente è una ricetta molto molto semplice, soprattutto che riusciamo a realizzare in maniera anche sempre diversa volendo. Quindi quello che dobbiamo fare è né più né meno che una pastella, come questa che ho appena fatto io, quindi veramente ci ho messo un minuto, due minuti per tagliare le zucchine, un minuto per preparare la pastella, un minuto per assemblare il tutto ed è pronto. Praticamente in 4 minuti trovate la focaccina, la schiacciatina pronta. Quindi se vi è incuriosito con questa ricetta, siccome sarà rapida, potete prepararla anche praticamente adesso. Non necessita di lievitazione, infatti non c'è lievito, non c'è né lievito di birra che richiederebbe una lievitazione lunga, ore,
né il lievito istantaneo, che invece la farebbe lievitare direttamente in forno. La lievitazione renderebbe ovviamente gonfia e morbida, invece questa è una schiacciatina, quindi è sottile ed è anche un po' croccantina, quindi non è lievitata, assolutamente nessun tipo di lievitazione. Ho preparato la pastella, quindi sono già pronta praticamente. Vado ad aggiungere alla pastella le zucchine. Come vi dicevo, se avete voglia, qualche cubetto di prosciutto cotto, di pancetta, va benissimo, è veramente l'ideale. E adesso vado ad amalgamare, cercando di distribuire appunto la pastella intorno a tutte le zucchine. Nel frattempo ho preriscaldato il forno a 180-190 gradi, quindi deve essere bello caldo il forno quando andrà in cottura, e lo devo cuocere per 40 minuti però in forno in modalità statica. Poi se invece agli ultimi minuti mi rendo conto che voglio dorarlo un po' di più, posso alzare un po' la temperatura o passare alla modalità grill, come preferisco, l'importante è dare sempre un'occhiata. Questo è l'impasto. Adesso vado a prendere la mia teglia, che ho già rivestito con un foglio di carta forno, però la vado anche a spennellare. Quindi prendo un bel pennellino, cospargo anche la carta forno, in questo caso con un filo d'olio, perché questo mi aiuterà a dare croccantezza. E adesso vado a riversare la pastella, quindi tutto l'impasto preparato, direttamente nella teglia. Questa teglia è un po' più piccola della classica leccarda da forno, non occupa praticamente tutta la griglia del forno, un pochino più piccola. Dopo vi prendo anche le misure, vi lascio anche le misure. Adesso devo distribuirla su tutta la superficie, cercando di distribuire in maniera uniforme anche le zucchine, per evitare che ci siano dei punti dove ce ne sono tante, appunto, e dei punti dove ce ne sono meno. Quindi aiutatemi anche con la forchetta, va benissimo. Aggiungo ancora un filo d'olio di oliva. E voilà, ho fatto! Praticamente la mia schiacciatina è pronta, adesso può già andare in forno. Vado ad infornarla a 180 gradi, modalità statica, per 40 minuti. Controllate sempre la cottura, già dopo 30 minuti verificate che non sia magari eccessivamente scura, può dipendere molto dalla potenza effettiva del vostro forno. In quel caso potreste pensare di coprirla, oppure alla fine della cottura, se vi accorgete che è ancora un po' bianchina, potete alzare un pochino la temperatura per farla durare un po' in più in superficie, perché ci vogliono dei punti in cui resta abbastanza croccantina, perciò, altrimenti non si chiamerebbe schiacciatina. Vado ad infornarla e torno subito da voi. Ed ecco qui la mia schiacciatina appena sfornata, profumatissima, non vedo l'ora di assaggiarla. Perfetta per un aperitivo, per una cena diversa dal solito, per una merenda calda, fredda, tiepida e buona sempre! Se vi è piaciuta questa ricetta, iscrivetevi subito al mio canale YouTube ed attivate le notifiche per essere sempre aggiornati sulle nuove ricette. Ciao e alla prossima! Ed ecco qui la mia schiacciata di zucchine, semplicemente deliziosa!